Continuare l'opera già intrapresa con le scuole, che ha visto gli alunni frequentare durante l'anno scolastico la piscina dello Stadio Collana in orari curricolari, è il campo estivo organizzato allo Stadio Collana, un modo di collegare scuola e sport ed alleggerire i ritmi delle famiglie che in questo periodo di inizio estate possono trovare un aiuto in iniziative come queste. I ragazzi entravano al mattino a scuola, alla prima ora di lezione, poi col pulmino venivano qui al Collana dove 2 ore di nuoto, rientravano poi in classe e completavano la lezione. Quindi un progetto innovativo che veramente ha avuto un successo straordinario e sono contentissimi i genitori e sarà sicuramente una risorsa per il territorio, perché la ricaduta è sempre sul territorio, quindi parte dal territorio e ricade sul territorio. Organizzato dalle associazioni concessionarie dell'impianto, in collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune di Napoli, il progetto prevede il prolungamento dell'attività ludico-sportiva con nuoto, calcetto, ping pong ed animazione dalle 9 alle 15 e fino al mese di luglio. È il primo anno che si fa il campo scuola ed è il secondo anno che si fa la balneazione estiva, quindi una continuità di offerta sportiva e di nuoto rispetto ai bambini del Vomero e non solo, perché per la vicinanza della metropolitana sicuramente potranno usufruirne anche altri quartieri. La piscina diventa anche un punto importante di aggregazione e di avvicinamento dei ragazzi, dei bambini al mondo dello sport e dei nostri impianti. Speriamo che riusciamo anche a farlo su altri impianti sportivi, ad aprire tutti i nostri parchi come, e le nostre aree al verde come luogo di accoglienza, di sport e di aggregazione.